Non solo cartelli, ma anche specchi parabolici, delineatori di ostacolo e qualsiasi tipo di elemento di segnaletica verticale imbrattato o coperto da adesivi. Parte così, a cura del Global Service, un progetto di restyling per migliorare il decoro della città, ma anche favorire la sicurezza stradale, evitando ogni forma di inquinamento visivo per chi percorre le strade. Il piano è stato presentato a Palazzo Vecchio dalla vice sindaca Alessia Bettini e l'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti, insieme a Claudio Nardecchi, amministratore delegato AVR. Un progetto importante questo che questa mattina viene presentato all'interno comunque di tutto quello che Global ha fatto da qui all'inizio dell'anno. È importante perché è un recupero, è una risistemazione della segnaletica verticale, ma non solo, anche dei parapedonali, ma è importante soprattutto tutto il lavoro che oggi fa il Global, perché come avete visto ci sono tantissime segnalazioni anche dai cittadini attraverso la Polizia Municipale, attraverso l'app, attraverso gli uffici anche del comune, oltre tecnici che verificano. Sono oltre 9.000 segnalazioni fatte dall'inizio dell'anno fino ad oggi, con tanti interventi, 30% in emergenza. La maggior parte sono sulle pavimentazioni stradali dei marciapiedi e sulla segnaletica. Se io raggruppo la pavimentazione stradale dei marciapiedi e la segnaletica, supero il 75% dei. Un piano di restyling da 170.000 euro che ha preso il via già lo scorso 30 agosto con 177 interventi realizzati al 26 settembre, che andrà avanti per 6 mesi e che interverrà su circa 3.800 arredi stradali individuati dopo un'attenta mappatura da parte di Global Service, che nel 2021 ha realizzato oltre 9.300 interventi. Questo progetto è stato, diciamo, la realizzazione del progetto è stata preceduta da un monitoraggio che fa parte del servizio di Global Service, quindi già previsto, di censimento puntuale di ogni elemento, di ogni elemento stradale, tra cui naturalmente anche la segnaletica stradale. Naturalmente sarà anche nostro compito il tenerli sotto controllo e di conseguenza per interventi puntuali da ripetere e proseguire nell'attività di gestione e manutenzione degli impianti di segnaletica. Il progetto parte dal centro storico, in particolare la zona di Quadarno fino ai viali, ma riguarderà tutta la città. È un'operazione di micropulizia che fa parte di quelle azioni di buona manutenzione con la speranza che i cittadini, in particolare le giovani generazioni, si impegnino a rispettare gli spazi urbani condivisi. Però davvero un appello, soprattutto anche ai giovani. I cartelli stradali hanno la funzione appunto di dare indicazioni, e quindi è importante che siano puliti e ben visibili. Noi facciamo appunto un investimento, li togliamo tanti anche adesivi, ma non bisogna rimetterli perché poi sono costi per l'amministrazione, e ci sono altri modi appunto per poter manifestare, pubblicizzare. E anche fare street art, che ovviamente appunto non è quella del tag, per cui ci vuole un aiuto da parte di tutti per migliorare il decoro della nostra città e quindi renderla anche più bella, partendo dalle piccole cose.